Chiamavo fatta apposta, che serviva per rimorchiare. Aveva le bandiere di tutte le nazionalità. Se c'era un inglese a bordo c'era la bandiera del Regno Unito, se c'era un americano stelle e strisce, se c'era... E poi si inventava che stavamo recitando in un film, perché con noi, e poi non ne parleremo più, c'era una signora di Milano che si chiamava Mariangela Melato. Va bene. Tutto questo. Quando l'ospite della barca saliva a bordo, noi dicevamo che stavamo girando con la signora, grande attrice, un film intitolato Amore a Capri, che è un titolo che Mariangela diceva, inventatevi un titolo un po' più dignitoso, Amore a Capri. E Luciano aveva questa barca. Con questa barca noi andavamo a fare il bagno a Calario. Calario c'è una piccola Madonna scolpita nella roccia che quasi non si vede, e quindi perché è dello stesso colore della roccia. E noi stavamo lì, soggiornavamo dove ho fatto il bagno, pigliare il sole. Allora Luciano sceglieva una vittima, di solito una ragazza settentrionale, e poi passava parola a tutti noi: nessuno veda la Madonna. Per cui dopo un po' la ragazza, guardando in alto, diceva: c'è quella Madonna lì. Chi è? Quale Madonna? Quella lì, la Madonna. Quale Madonna? Domandava. Quella Madonna lì che sta lì. E tu, ma perché voi vedete la Madonna? No, non c'è nessuno. Nessuno vede la Madonna. A me, tutti quanti, nessuno vedeva la Madonna. Finché la vittima diceva: io vedo la Madonna. E così nasceva, puoi immaginare, questa cosa l'abbiamo fatta 20 volte. Dici che non bisogna mai svelare il segreto. No, non abbiamo mai svelato che la Madonna non... Senti Renzo, per chiudere questa pagina su Luciano De Crescenzo, vuoi raccontare quella del comandante Cafiero? Tanto per far capire quello che facevate voi. Il comandante Cafiero vive ancora. Allora, è lontanissimo parente, perché poi il comandante Cafiero è un po' sola, adesso lo possiamo dire, perché... Roma comprò, si dice sola. Quando, no? Allora, vabbè, quando comprò la barca di Luciano, il comandante Cafiero la pagò, però gli mancavano di dare 300.000 lire. Ma era fatta apposta che si comprò la barca famosa? Si comprò la barca famosa, fatta apposta. E comandante poi non si sa se era, perché era comandante, non dobbiamo mai capire. Vabbè, allora si comprò la barca. Allora Luciano, per ricordare al comandante Cafiero che gli doveva 300.000 lire, mise alla segreteria telefonica sua questo avviso: non ci sono per nessuno tranne per il comandante Cafiero che mi ha dato 300.000 lire. Questa era la cosa che si diffuse, eccetera, finché il comandante lo chiamò e disse: Lucia, ma stai sputtanando in tutta Italia, tutta l'Italia sa che ti ha già dato sti 300.000 lire. E Luciano, da ingegnere dell'IBM, non avevo altro sistema. Adesso mi devi dire quanto mi dai queste 300.000 lire. E il comandante Cafiero, testuale: e che faccio, l'indovino io? Era proprio l'umorismo napoletano, l'umorismo tipico napoletano, che è dal quale io attendo molto, ma anche dal quale... che ho imparato non soltanto da Luciano, da tanti naturalmente. Piedi, adesso con la badante va a pigliare sul caffè napoletano, perché c'è il barman napoletano. Tempo fa, un po' di tempo fa, io l'ho raccontato anche in concerto, è andato al bar e ha detto: barman, oggi sto caffè è veramente buono, pare proprio una cioccolata. Vicino c'era un signore che faceva: chissà pigliata la cioccolata mia. È proprio fantastico. E poi adesso sono io che ricordo a Luciano le sue cose, come facevo con Roberto Muro. Poi io spero che i ragazzi dell'orchestra mi ricordino a me le cose mie, perché sono più giovani. Ma Luciano mi ricordò della mamma, dice: mamma, era un po' pirucchioso come sono io, perché lui, diciamo, dice che mamma, dice, purtroppo sai, tutte le vecchie generazioni si conservava tutti gli spaghi, vabbè. Dico, una volta in ascensore si mettevano le 10 lire per salire a Napoli, no? E Luciano doveva salire in ascensore con la mamma. Non teneva la 10 lire e mise la 20 lire. La mamma fece: Luciano, che è? Mamma,
che è combinata? Dice, mamma, non te ne va 10 lire, oggi mi sa 20 lire. Madonna mia, mo chi sa con gli amber. Praticamente l'ascesa al cielo, perché la vendimia è addoppiata ai piani. Adesso l'ultima, perché con l'età io mi sto adattando le battute. Allora l'ultima volta ho detto, Luciano, mi stavi raccontando una storia, poi sei interrotta, me la vuoi finire di raccontare? No, meglio una storia interrotta che... Ma è diventato proprio surrealista. Surreale, umorismo.